inseguendo nemici e boss su Europa, esplorando vecchie e abbandonate rovine che erano fiore all'occhiello dell'umanità di secoli passati, risolvendo segreti e scoprendone altri, incontrando quello che è e allo stesso tempo non è Clovis Bray, che è proprio qui, su questa luna, mentre appunto ero intento come sempre a finire una pattuglia di qua e una missione di là, un paio di frasi pronunciate da Elizabeth, l'ignota Exo, oltre che, vabbè, alla stupenda ambientazione dei laboratori di Braytech, hanno fatto scattare qualcosa dentro di me. La possibilità, o meglio chiamiamola speranza, che un certo personaggio potesse, in qualche modo, in un futuro prossimo, tornare a camminare tra di noi, insieme a noi. Come il titolo suggerisce, mi riferisco a Cayde 6. C'è veramente lo spazio per un suo ritorno? Magari in versione Cayde 7? Bungie ci sta suggerendo veramente questa possibilità con questa espansione? O semplicemente ho preso io un abbaglio e sto sperando nell'irrealizzabile? Con questi presupposti mi sono messo a scavare un po' qui e lì nelle varie storie del gioco, cosa che non facevo da anni onestamente e che ai tempi mi piaceva parecchio fare, visto che trovo l'universo di Destiny tra i migliori mai creati e con un potenziale talmente assurdo che spesso e volentieri è stato male usato da Bungie stessa. E in questo video trovate la conclusione di queste mie ricerche. Io sono Shanks, benvenuti su The Guardians in un nuovo, inedito video per me e per il canale, video sulle storie di Destiny 2. Probabilmente anche qualcun altro di voi, sono sicuro, si sarà fatto le mie stesse domande camminando appunto tra i laboratori dove gli Exo sono stati concepiti, incontrando poi successivamente il loro creatore, Clovis Bray, e le motivazioni che accompagnano tutta la creazione insomma di questi robot. Inutile che ve lo dica, Destiny fatto in questo modo è al suo picco più alto, quando finalmente riesce a dare risposte in maniera grossomodo coerente a vecchie domande che magari non sapevamo nemmeno di porci, e allo stesso tempo mette sul piatto nuove possibilità per il futuro. Ma tornando a noi e a Cayde, è veramente possibile un suo ritorno? Non per forza in questa stagione, ma anche in una delle prossime? Spezzo subito la magia e forse anche un po' la speranza. Secondo me no. Il nostro amato Exo non tornerà più, per vari motivi che andremo a vedere nel corso del video. Non tutto è perduto, tuttavia. Alla fine solo Bungie sa cosa ha in serbo per noi e come proseguiranno le nostre avventure, quindi non mi sento nemmeno di escludere sul nascere un possibile cambio di idea degli scrittori, è già successo in passato. Le possibilità in fondo ci sono e cominciamo esattamente da queste possibilità, che poi ci serviranno anche per comprendere come mai Cayde veramente potrebbe non tornare più, e andrebbe bene anche così. Innanzitutto, partendo dalle basi, ogni Exo in origine era un essere umano, questo penso che tutti di noi lo sapessimo. Essere umano la cui mente, con tutto quello ad essa collegato, viene digitalizzata e trasferita nel nuovo corpo di un Exo, per l'appunto. Tutti quelli che sono diventati Exo quindi sono stati soggetti a questo passaggio, da Elizabeth, una delle prime, al nostro amato Cayde. Tramite la vecchia missione delle casse di Cayde, di Forsaken, sappiamo che lui era a conoscenza dei segreti di Clovis, probabilmente anche di come si è giunti alla creazione e all'ideazione di queste macchine umanoidi, dalla posizione, o forse una delle posizioni, vediamo dopo perché, visto che qui le cose differiscono un attimo, dei o del laboratorio della Braytech. Ci viene fatto capire insomma che Cayde sapeva, e qui mi tolgo il cappello che non sto indossando per Bungie, che all'uscita di Taken King aveva rilasciato questo, con quella che poi si è rivelata essere la mappa, o comunque una prima bozza della mappa di Europa. GG Bungie, well played. E tra l'altro in questo extra sono presenti alcune memorie scritte proprio da lui, da Cayde, che al tempo non avevano senso e che adesso assumono comunque un altro significato. Come vi sto riportando sul video, si parla di Saturno e di una sua luna completamente ghiacciata, ossia Encelado, che tra l'altro è apparsa anche in qualche bozzetto in anni passati e nuovamente come messaggio in codice tra le varie casse di Cayde. Possibile che originariamente nei piani di Bungie Europa, come la conosciamo oggi, fosse stata Encelado e che magari la cripta di Pietra Fonda, così come il cuore della Braytech, dovesse essere lì e non su Europa? Forse non lo sapremo mai, o forse Encelado potrebbe ancora mostrarsi a noi in futuro. Sia Europa che quest'ultima luna sono entrambe ghiacciate e risulterebbe magari ridondante avere due location molto ma molto simili all'interno del gioco, quindi propendo per l'idea che Encelado, almeno per il momento, in questa forma sia stata convertita in Europa, ma mai dire mai. Ciò detto, trovandomi più e più volte al centro della Braytech, in quella che sembra a tutti gli effetti un'immensa banca dati, mi sono domandato se magari lì dentro, da qualche parte, potesse esserci un backup di Cayde, utilizzabile da noi per riportarlo indietro. Alla fine, come dicevo prima, gli Exo vengono attivati utilizzando una copia della mente di chi si presta alla conversione, e se questo backup venisse eseguito costantemente ad insaputa di ogni Exo, potremmo avere Cayde con tutti i suoi ricordi fino a quando è morto sul serio, a patto appunto di trovare questo eventuale ultimo backup più aggiornato. È troppo bello per essere vero, tuttavia. Questo sistema di backup sembra sia andato perso durante l'assalto Vex su Europa all'apertura del portale Vex, lasciando solo una copia di queste scansioni, l'ultima fatta prima che il sistema non fosse più utilizzabile, per intenderci. Adesso, a salvo di colpi di mano da parte di Bungie, che ribadisco, per quanto ne sappiamo, sono sempre possibili, anche se potessimo riportare indietro Cayde con queste informazioni, lo riporteremmo con queste scansioni cerebrali datate, non aggiornate agli ultimi avvenimenti prima della sua morte, quindi niente ricordi da guardiano, nessun ricordo legato a noi, Petra, Eris, Svala, Ikora, Viaggiatore, per come adesso, insomma, non avrebbe accesso a nulla di quello che è successo perlomeno negli ultimi 5 anni di gioco, non so se mi seguite. Quindi sì, se vogliamo sperarci, possiamo dire che Cayde ha almeno un modo per poter tornare tra noi. Realisticamente parlando, invece, potrebbe non succedere mai. Cancellerebbe quello che la sua morte ha significato per il gioco e per noi giocatori. Un momento importantissimo di passaggio, anche inevitabile, che ha segnato la transizione tra il primo Destiny 2 e il secondo, quello iniziato appunto con Forsaken. Pensandoci, mi piace definire la morte di Cayde un po' come quella di Jiraiya in Naruto, se seguivate. Una morte che ha fatto fare un passo avanti al nostro personaggio e a tutti gli altri nel mondo di gioco, che ha ribadito come comunque nessuno sia immortale e come anche i guardiani, pure quelli più vicini a noi, possano non tornare mai più. E vedere Cayde tornare, per quanto mi farebbe piacere, non avete idea, farebbe venire meno il significato di un'intera espansione e soprattutto delle scelte fatte dal nostro personaggio. In fondo adesso abbiamo Uldren, no? Fatemi magari sapere cosa ne pensate voi, se avete altre teorie, se questa teoria è completamente una cazzata. Non so, fatemi sapere la vostra nei commenti in sostanza. E io vi ringrazio per aver visto questo video un po' esperimento così che mi andava di fare e spero che abbiate potuto apprezzare. Da Shanks è tutto, ci rivediamo alla prossima.